grosso non ti deve. Non ha sentito, eh? Andrea, ci racconti qualcosa di questa magia di Tiresia? Volentieri. Ma risposi a Valentina Tiresia il giorno dopo perché volevo affrontarmi, proprio affrontarmi. Voi capite che stare da solo su quell'immenso palcoscenico del Teatro Greco di Siracusa, cieco, e parlare, raccontare una storia per la durata di circa un'ora e mezza è una grossa sfida che io volevo fare a me stesso. E quindi ho chiesto alla mia collaboratrice Laura Facelli di trovarmi tutto il materiale possibile su Tiresia. Beh, non ci crederete. Dopo 20 giorni mi ha portato 4 faldoni e ho scoperto che il personaggio di Tiresia, che per la prima volta conosciamo nell'Odissea di Omero, ha percorso tutta la letteratura, non solo italiana, ma anche europea e non, da allora ai giorni nostri, ininterrottamente, migliaia di testi. Ho impiegato 3 mesi a farmi largo in questa foresta e a scegliere i punti salienti. E con dispiacere devo dire che i testi, le situazioni che cito, sono solo un terzo di quelli che ho avuto tra le mani. Capitava che finiva con la, finiva certi giorni che non ero in vena, un autore lo scambiavo con un altro. Insomma, finalmente, dai e dai, sono riuscito a farmi largo e soprattutto a organizzare il discorso, ma soprattutto ancora trovare il tono con cui intrattenere 3.000, 4.000 persone, il tono. Quella era per me la cosa più importante. E finalmente riuscì a trovare proprio questo tono da conversazione tra amici. E ha funzionato. Spero di avere... Roberto, raccontaci...